Vediamo qual è la rassegna stampa. Buongiorno di oggi, 2 giugno, festa della Repubblica Italiana. Diciamo che sui giornali, l'apertura di tutti quanti i giornali è dedicata alla legge elettorale più vecchia del West, o se non più veloce del West, la legge elettorale tedesca che dovrebbe essere applicata in Italia, secondo mi sembra la verità, possono riuscire a fare una legge elettorale in 96 ore, una cosa che è un record per l'Italia in cui non si riesce a fare una legge neanche dopo mesi. Ma insomma, si riesce a fare veramente questa legge? A parte La Verità, Repubblica, Corriere, Giornale, tutti gli altri giornali dicono e mettono in evidenza che ci sono dei rischi nella tenuta dell'accordo sulla legge elettorale, per il semplice motivo che il Movimento 5 Stelle avrebbe alcuni dubbi su questa legge elettorale. Poi, se vai a scoprire bene tutti i dettagli di questa legge elettorale, forse il Corriere della Sera fa il pezzo più interessante. La legge elettorale è una di quelle leggi che ha un difetto, diciamo che per una persona di buon senso è fondamentale, grillo o non grillo, e cioè sostanzialmente questa è una legge elettorale in cui i quattro capi dei partiti, Grillo, Berlusconi, Renzi e Salvini, decidono fondamentalmente chi deve essere eletto. Ci saranno 25 collegi elettorali e lì ci saranno dei listini fissi e poi ci saranno dei collegi uninominali. Ma la cosa più straordinaria del mondo avviene in Germania, ma con un criterio un po' diverso, ma avviene soprattutto in Italia col criterio che adotteremo: se uno viene eletto nel collegio uninominale, non so, di Bari, di Roma o di Milano, beh, non è detto che venga. Se uno è il più votato in quel collegio uninominale rispetto a tutti gli altri partiti, non è detto che venga in Parlamento. Se secondo voi questa è una cosa ragionevole, beh, per me non lo è. Quello che è ragionevole, ovviamente, è lo sbarramento del 5%, la semplificazione del sistema partitico. Ma la cosa fondamentale è che, ragazzi, è un po' un terno al lotto capire chi potrà andare in Parlamento e chi no, a meno che non si è capolista nei 25 collegi proporzionali, con i listini bloccati decisi dai segretari dei partiti. Poi ci sono 303 collegi uninominali, su quelli è un terno al lotto. Sulle leggi elettorali e sulla durata di questa legislatura ci sono due interviste significative perché non bisogna leggerle, cioè qualsiasi altra rassegna stampa avrebbe detto leggetevele, io vi dico non leggetevele. Il Corriere della Sera mette una pagina intera dedicata a Veltroni che dice una cosa molto semplice, dice è un accordo tra PD e Forza Italia è orrendo, fa schifo, bisognerebbe invece trovare un accordo a sinistra ed è sbagliato ritornare al proporzionale. Una pagina ancora più inutile è quella a Bersani, pagina intera, no? C'è gente che una pagina intera, una pisciata di una pagina intera a Bersani. Sapete qual è l'argomento di Bersani? Non si deve andare a votare a ottobre perché bisogna mettere i conti in sicurezza. Io dico, ma si ha la faccia come il culo. Hanno appena votato contro il governo sui voucher per farlo cadere, perché se voti contro il governo lo fai cadere. Secondo Bersani, adesso ci sarebbe la maggioranza per mettere i conti in sicurezza che non sono stati messi negli ultimi 20 anni. Adesso li mettiamo in sicurezza nei prossimi 3 mesi. Beh, insomma, si può dire tutto, ma questa mi sembra una minchiata di quelle clamorose. Quindi, legge elettorale non è certamente favolosa. Ci sono dei limiti in questa legge elettorale. Il Movimento 5 Stelle, secondo i giornali, non ci starebbe, l'avrebbero fatto capire ieri nel giornale del Quirinale, Fico e La Taverna, che sono due esponenti del Movimento 5 Stelle. Poi ci sono interviste dei dinosauri del PD che ci spiegano che questa legge elettorale, dinosauri, Bersani, Veltroni, gli diamo una pagina intera, porca miseria. Vabbè, e dico una pagina intera, non 10 righe, una pagina intera, una pagina intera. Io non so chi se la legge, sono il giornalista che l'ha scritta, se la legge anche lui. Nel frattempo l'economia sembrerebbe andare bene, il PIL è cresciuto dell'1,2% rispetto allo stesso primo trimestre del 2016, quindi in un anno il PIL italiano è cresciuto dell'1,2%, nei primi 3 mesi del 2017 è cresciuto dello 0,4%, quindi questa crescita del PIL italiano è superiore alle attese, a tirare i servizi, le costruzioni e soprattutto l'agricoltura. Geniale, io trovo sempre geniale, straordinaria la capacità della Coldiretti di fare intervistare uno dei suoi uomini. Se fosse per la Coldiretti l'agricoltura italiana sarebbe morta, lo dice qualcuno che conosce bene l'agricoltura, però sul Corriere della Sera c'è il viticoltore che sarà bravissimo della Coldiretti e Leccese. Complimenti all'ufficio stampa, alle relazioni esterne della Confagricoltura, che è il vero invece asse portante dell'agricoltura italiana, che è l'agricoltura industrializzata, su grandi appezzamenti, l'agricoltura che rende, non l'agricoltura della minchia, del chilometro zero che non serve a nulla, non serve a nulla. L'agricoltura anche di quelli che vi prendono in giro come Italy non è fatta da un negozietto, è fatta da una catena come Italy che ha distrutto i negozietti, quindi questa specie di retorica per cui piccolo e bello in agricoltura
È una minchiata, piccola vuol dire minuscolo, un ettaro, cioè il notaio che prende un ettaro di oliveto e che pensa, o di vigneto, che pensa di far soldi. Non funziona così l'agricoltura. L'agricoltura che tira, ed è questa, è quella che sa esportare, che sa andare all'estero, non che fa 2 chili di pere. Vabbè, ma lasciamo perdere, il PIL cresce dell'1,2%, tutti i giornali notano, ovviamente a pagina 48, che la crescita del PIL è una crescita nominale, cioè noi siamo cresciuti dell'1,2%, ma perché c'è stata un po' di inflazione nell'ultimo periodo. Questo non è negativo. Perché siccome quello che conta è il PIL nominale, cioè il PIL comprensivo di inflazione, anche se crescesse del 5% con l'inflazione, farebbe bene la riduzione del debito, perché PIL su debito dà quella percentuale famosa che dovrebbe arrivare al 60%. Quindi bene che cresca un po' l'inflazione, bene che cresca il PIL, ma nella sostanza, nelle nostre tasche, quello che conta è il PIL reale. Quindi in realtà non è cresciuto da un punto di vista reale, se non si considera l'inflazione, dello 0,4% negli ultimi 3 mesi. Sapete di quanto è cresciuto? Meno 0,1%, cioè se non ci fosse stata l'inflazione il PIL sarebbe stato negativo e su base annuale sarebbe stato più 0,7 invece che più 1,2. Chiaro? Cercato di essere semplice, i numeri sono sempre complicati, ma spero che sia stato chiaro per voi. Pagina intera su Palermo, dedicata da Gianantonio Stella, che fa il suo viaggio nelle città che dovranno andare alle elezioni l'11 giugno. Beh, come tratta Orlando, Leoluca Orlando, che dal 1985 che fa il politico, dal 1985, come Leoluca Orlando viene trattato da Gianantonio Stella, vorrei essere trattato io se fossi stato un politico di lungo corso, il vecchio orso col sigaro in bocca. Ma perché non tratta così gli altri democristiani o altri personaggi come Orlando, che dissero, mi ricordo ancora da Santoro, che Falcone aveva ancora aveva decine di inchieste che teneva nei cassetti perché non voleva fare inchieste. Cioè, Falcone, che abbiamo appena omaggiato sullo stesso Corriere della Sera, non entra quando si va a parlare di Orlando, che si candida dopo l'85 per l'ennesima volta in una città. Cioè, su di lui non vale. Il Corriere della Sera, il nuovismo, la casta, tutte le cose che ci hanno spiegato, su Orlando non vale. Il consiglio di amministrazione della RAI è patetico, patetico, tranne quelli che contro CDO, cioè il Conte Mascetti, che si è dimesso ieri, hanno sempre sparato. Oggi io, quando leggo gli attestamenti di stima della signora Maggioni, che l'ha fatto fuori, pugnalata alle spalle, bene ha fatto, perché quello non si meritava di rifare il direttore generale, però oggi mi viene quasi una simpatia per il Conte Pascetti, guardando i consiglieri d'amministrazione, Guelfo Guelfi, quello che è stato l'uomo di Renzi, che ne ha dette di tutti i colori, che fanno dichiarazioni di stima per l'uscita con classe di CDO, mi fanno schifo. È l'Italia che prima ti pugnala e poi dice, beh, però insomma è uscito con dignità, intanto l'hanno pugnalato. Oggi è divertente la pubblicità della Pirelli, ve lo segnalo, perché è il 2 giugno. La Pirelli ha fatto tutti i giornali, anche se in inglese, poteva farlo in italiano, però la Pirelli è diventato un mostro internazionale, un enorme conglomerato internazionale. Beh, la Pirelli fa la pubblicità con le 3 ruote tricolori. A me è piaciuta moltissimo come immagine. E mi diverte l'idea di un'azienda che comunque, perché il paragone lo faccio su Telecom, azienda che ha capitale cinese ma che punta sull'italianità. Proprio oggi invece una società italiana, molto più italiana nella sua sostanza dovrebbe essere Telecom, perché la rete fissa è in Italia, invece si trova come presidente Depuy Fontaine, che è l'uomo francese che andrà a comandare in questa azienda con Cattaneo, e quindi ha il senso di come due grandi multinazionali, due grandi azionisti, quello cinese e quello francese, hanno due atteggiamenti un po' diversi nei confronti delle loro terre di conquista. Vabbè, staremo a vedere, l'importante è che vengano serviti bene i consumatori, sia dell'uno sia dell'altro. Stupendo oggi Gramellini sul Corriere della Sera, che attacca la giustizia italiana perché ha rilasciato il rom che avrebbe ucciso le 3 sorelline con quel rogo di Primavalle di Centocelle. Cioè, vi ricordate, butta una Molotov, queste dormono in un camper e vengono arse vive. Allora mi chiedo, Gramellini, tu che te la prendi tanto col fatto che questo signore ha patteggiato per 2 anni per lo scippo alla cinese, morta anch'essa quando andava a rinnovare il suo permesso di soggiorno. Quindi Gramellini se la prende con la giustizia italiana, che gli ha dato 2 anni con rito abbreviato patteggiando,
Quindi dopo 20 giorni è uscito dalla galera. Ma insomma, Gramellini è lo stesso Gramellini che pensa che sia populista Salvini, che dice queste cose dalla mattina alla sera? No, lo chiedo, perché se lo dice Gramellini rispetto a Rom che viene mandato, che viene condannato e poi rispedito a casa, che poi uccide tre sorelline, se lo dice Gramellini va bene, se lo dice Salvini, se lo dice Porro, se lo dice Del Debbio, se lo dice una persona normale, noi siamo dei populisti di merda. No, mi dovete spiegare qual è il ragionamento? Io lo voglio sapere qual è il ragionamento, perché l'unico ragionamento è che forse Salvini ha detto una persona, se fa uno scippo e poi la cinese muore scappando, andando a rincorrere questo scippo, beh, lo scippatore, zingaro o rom che sia, non si può dire zingaro per carità, non si deve sbattere in galera. Invece, se lo scrive Gramellini, viene considerato una specie di razzista, se lo dice Gramellini sulla prima pagina del Corriere della Sera, oggi si sveglia, siamo tutti d'accordo. Io oggi sono d'accordo con Gramellini come lo ero ieri con Salvini. Comunque, la storia del rom che è stato pizzicato è una storia incredibile. Ultima cosa incredibile. Fantastico, come sempre, Sallusti quando l'attaccano se la prende. Sufini ha detto: chiedeteci scusa perché avete tutti sbagliato, la macchina del fango non siamo noi, compreso Giuseppe D'Avanzo, il compianto Giuseppe D'Avanzo, dai colleghi della Repubblica, perché ha scritto delle fandonie sul nostro conto. Beh, trovo fantastica l'idea che poi ieri gli risponde in maniera isterica, così ha detto Sallusti, Mario Calabresi, direttore del Corriere della Repubblica, e oggi Sallusti gli risponde, devo dire, a Calabresi che noi, a differenza sua, dice Sallusti, ci guardiamo ogni mattina nello specchio perché non lavoriamo per il giornale che ha contribuito a uccidere, a creare quel clima per cui ha ucciso suo padre. Devo dire che è una botta così, era difficile pensare di dargliela. Direi che per oggi è tutto. Vi do appuntamento domani con la zuppa di Porro. Ciao!